Per verificare l'adeguamento del colore, agganciate la porta e controllate il passaggio. Guardate il risultato della verniciatura di ritocco da diverse prospettive, facendo attenzione che vi sia abbastanza luce. Controllate la porta anche da una certa distanza. Nel nostro caso, la tonalità del colore della porta corrisponde esattamente a quello della porta del guidatore del pezzo nuovo. Nell'ultima fase di lavoro abbiamo la finitura, in cui è possibile rimuovere eventuali infiltrazioni di polvere tramite lucidature. Iniziate come sempre con la pulizia. Servitevi di un panno in microfibra. Rimuovete le infiltrazioni di polvere con un blocco per la levigatura. Levigate quindi il punto levigato servendovi di un eccentrico. Lucidate questa superficie con un pad morbido per lucidatura e con della pasta abrasiva. Pulite quindi le superfici trattate con un panno per lucidatura adatto. Prendete quindi un pad per lucidatura a specchio con una sostanza per lucidare e trattate le superfici ancora con maggior precisione. Ripulite il tutto con un panno. Spruzzate quindi lo spray di controllo sulle superfici per controllare il lavoro svolto. Se necessario, lucidate il punto in questione una seconda volta con un panno per lucidatura di precisione. Lucidate e pulite anche i bordi della zona di rifinitura in modo accurato. Effettuate il controllo visivo finale con un collega. Un risultato notevole. Non ci sono indizi che indichino che il veicolo abbia subito una verniciatura posteriore. Il vostro cliente ne sarà ben contento.